Ragazzi, io sinceramente lo dico, non so più come dirlo, no, non lo so dove è il cinese. Strano che non abbia fatto parte a quella maestosa presentazione del nuovo sponsor di Qatar Airways. Molto strano non vederlo alla presentazione di Pamar. Quest'anno non si è fatto nemmeno una passerella. Lui campa per quello, ma non lo so dove è il cinese, lo capisci? Non lo so dove è il cinese. Non posso saperlo, ma non mi interessa nemmeno sapere dove è il cinese. È che non lo vede più nessuno, è scomparso, ha registrato un video ed è scomparso un'altra volta. Si continua a parlare di questo Taremi. Allora, ragazzi, Taremi è un calciatore che a me non piace minimamente, l'ho detto più volte, l'ho definito il Diego Costa il Diego Costa del discount, perché è un giocatore che va per i 32 anni, in fase discendente, e poi ti dico anche perché. Non ha mai giocato in un campionato di alto livello. Questo ragazzo fino a 27-28 anni giocava in Qatar. Di cosa stai ragionando? Ma di cosa ragioni? Vorrei capire io. Di cosa ragioni? Questo giocava in Qatar fino a 28 anni. Ma di cosa stai dicendo? Taremi è un campione a golf è Taremi. Non parla italiano. E c'ha la Coppa d'Asia, va via dal mese e mezzo. Mi devi spiegare te di cosa te ne fai di Taremi, soprattutto per le trattative nostre. Magari arriva a fine gennaio, ti manca un mese e mezzo, barra due, ti può mancare dal mese a 2 mesi. Mi devi spiegare cosa lo prendi a fare questo qui. Tra l'altro, quest'anno rispetto all'anno scorso è stata. Diciamo la seconda stagione buona che ha fatto in Portogallo, perché questo è un calciatore che in Portogallo ha fatto 2 stagioni buone. Quest'anno il signor Taremi 11 partite, 2 gol e un assist, perché ha zappato e ha fatto un assist. 11 partite, 2 gol. Questo sarebbe il bomberone che vogliono prendere, ma lo vogliono prendere perché lo vogliono prendere? Perché con un piatto di frippa te lo danno, ma io mi sono rotto i coglioni come voi. Però ti voglio dire una cosa: hanno portato Cuadrado, hanno avuto il coraggio di portare Cuadrado quest'anno. Allora, siccome hai avuto il coraggio di portare Cuadrado, il giocatore più odiato dagli interisti, qualora, seguimi bene, sottolineo, qualora ci fossero le possibilità. Io porterei a Milano Maurito Icardi, perché tra l'altro non è più nemmeno assistito dalla moglie, ma è assistito da un avvocato. A me Icardi sta sui coglioni come a tantissimi di voi, ma se bisogna pensare al bene dell'Inter, no, come si suol dire, pensando al bene dell'Inter, c'è solo un giocatore da prendere, che è Icardi. Uno. Icardi ti cambierebbe ancora di più la squadra. Avete visto ora i complimenti a Inzaghi che gli fanno tutti? Io ho fatto un video la settimana scorsa, o 4-5 giorni fa, non ricordo. Abbiate pazienza, questo lo sapete, non è un periodo facile per me. Dove ho detto che non esiste nessuna super rosa, perché ad oggi non c'è nessuna super rosa, ma tanti meriti vanno dati all'allenatore e ai ragazzi che hanno giocato e dato tutto in campo. Ora tutti a fare i complimenti a Inzaghi. Non esiste la super rosa. Quadrado, lo stesso Arnautovic, vedi, però Arnautovic, comunque rispetto a un Taremi, io Arnautovic lo sapete, non l'avrei mai e poi mai preso, ma è un giocatore che ha una buona tecnica, che ha un buon gioco aereo, che difende bene la palla, che ti può far inserire, ti fa inserire centrocampisti, ti tiene il baricentro alto, è un calciatore da mettere soprattutto quando stai vincendo. Non quando stai perdendo. Arnautovic è un giocatore da mettere quando stai vincendo, perché anche l'austriaco, ragazzi, nei suoi migliori albori, non è arrivato mai a 15 gol in una stagione. Di cosa stiamo ragionando? Ma è meglio Arnautovic di Taremi, indipendentemente che fisicamente lo sappiamo tutti, Arnautovic ormai è quello che è, purtroppo. Senza parlare dell'ex numero 7 della Juventus. Di Sanchez, che fa quello che può ormai a 35 anni con quel fisico usurato, sono giocatori a 300.000 km. Di cosa stai ragionando? Almeno Arnautovic non lecca il culo né alla curva né all'allenatore per giocare come faceva un certo Lukaku. Che Lukaku ti perdeva delle palle sanguinolente, sì, ti faceva gol contro le squadrette, per l'amor di Dio, ma.
Sì, l'ho segnato, Lukaku, che mi segno di cosa devo parlare. Ma lo stesso Lukaku, ragazzi, con quel gioco lì, cioè lui snaturava i centrocampisti dell'Inter, costringendoli ad un giro palla lento perché tatticamente Lukaku non ci capisce nulla. Non è un giocatore intelligente tatticamente. Oltre le palle sanguinolente che perdeva e ti esponeva dietro al 2 contro 2 continuamente, ma di cosa stai ragionando? O all'1 contro 1? Quindi per il gioco di Inzaghi è più utile un Arnautovic che a malapena si tiene in piedi rispetto a un Lukaku quando non fa gol, perché Lukaku nelle partite che contavano giocava in 10. Di cosa ragioni? Se poi mi dici con le squadrette fa sempre gol, sono d'accordo. Ma io non gli do 9 milioni all'anno a uno mi fa gol solo contro le squadrette. Capito? Taremi a me non piace, siccome mi avete scritto in tantissimi nelle ultime ore, Giuse ci è tornato in auge Taremi. Taremi, a me non piace, te lo ripeto, non sa una parola di italiano, lo puoi perdere per un mese barra due per la Coppa d'Asia e secondo un giocatore che va per i 32 anni, non te ne fai di nulla di Taremi. Il primo campionato serio dove ha giocato è quello portoghese, dove ha fatto un anno e mezzo buono. Quest'anno sta facendo cacare anche in Portogallo. Quindi, lo ripeto, hanno avuto il coraggio di portare quella specie di giocatore della Juventus che dura fatica ad allenarsi. Qualora ci fossero le possibilità, portate Mauro Icardi per il bene dell'Inter, mettendo da parte le simpatie e le antipatie. Abbiamo accettato Cuadrado, accettiamo anche Icardi. Non ci sono problemi. Ciao Inter.